un lancio verso le città del futuro e noi come città che ospita Mind ci siamo. I vantaggi per il cittadino sono quelli di comunque vivere in un ambiente più sicuro, quindi lato sicurezza dei veicoli che girano per strada, e anche avere dei servizi più efficienti in termini, ad esempio, come quest'oggi, di consegne puntuali, precise, e quindi di vivere meglio, trovare meglio la propria dimensione in città. Il mezzo trasporta fino a 200 kg della dimensione che avete visto, quindi si tratta di consegne anche semplici, quelle proprio della quotidianità delle persone che servono poi per farci vivere al meglio, innalzando la qualità della vita. Il progetto è stato vagliato sotto tutti i punti di vista tecnici, pensate addirittura sulla protezione dei dati, quindi è un mezzo sicuro, la nostra polizia locale l'ha validato, l'ufficio tecnico della mobilità anche, quindi mi sento di dire che questi nuovi mezzi che vedremo sempre di più in città sono mezzi sicuri che facilitano la vita. L'idea è proprio quella di un po' sorprendere e incuriosire, perché il futuro che ci attende è quello che anche è capace di includere e di portarci un pezzo di innovazione. Questo è un robot semiautomatico guidato parzialmente con intelligenza artificiale che quindi sarà in grado a tendere di imparare sempre cose nuove e a muoversi nel nostro territorio, sulle piste ciclabili ma anche sui marciapiedi. Quindi è questa la prima sperimentazione realizzata in Europa proprio in strada, quindi era già stato sperimentato in luoghi però chiusi, questa è la prima volta invece che va nella città e nella realtà, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio.